Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da AirLab e OAOS. Il tema di oggi è come ottimizzare la pesata sotto una cappa a filtrazione. La presentazione vi sarà fatta da Erika Picardo di OAOS e a seguito interverrà Matteo Schirano, referente commerciale per la AirLab. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti. Prendo allora, la parola. Prima di tutto volevo ringraziare tutti quanti per essere presenti a questo seminario e nella mia parte vi darò alcuni consigli su come pesare correttamente utilizzando le nostre bilance per ottenere dei risultati precisi e affidabili. Prima di tutto mi presento brevemente, io sono Erika Piccardo, Dealer Manager in House per Italia, Spagna e Portogallo. In questa slide che condivideremo con tutti voi avete i miei contatti, quindi qualsiasi dubbio abbiate a posteriori o qualsiasi richiesta vogliate fare, potete contattarmi tranquillamente. Prima di iniziare con la presentazione, volevo spendere un paio di parole sulla mia azienda, su House, perché non so se tutti quanti la conoscono e quindi volevo farvi una breve introduzione. House è un'azienda americana fondata nel 1907 nel New Jersey, dove abbiamo i nostri headquarters. E ha più di 100 anni nella storia della pesatura. Dopo l'acquisizione per parte di Mettler Toledo nel 1988, l'ultimo centenario è stato per la nostra azienda diciamo, un grande boom. Infatti l'azienda si è potuta espandere in differenti paesi e attualmente abbiamo più di 20 uffici in tutto il mondo. Attualmente il numero due come fabbricante di bilance negli Stati Uniti e il numero 3 a livello globale. Come organizzazione lavoriamo esclusivamente attraverso distributori in tutto il mondo e abbiamo, come vi commentavo prima, headquarters negli Stati Uniti, ma anche R&D in Asia. E copriamo realmente tutto il mondo. Siamo un'azienda molto molto internazionale. Quindi il tema di cui parleremo oggi sono appunto le tips, i consigli per arrivare a ottenere una corretta pesatura. Mi immagino che tutti voi abbiate una bilancia nel laboratorio e realmente la pesata è una delle operazioni più comuni in tutti i tipi di laboratori, non solo in controllo di qualità. Le innovazioni tecnologiche hanno notevolmente semplificato questo procedimento, riducendo un sacco gli errori, i tempi di pesata e facendo sì che tutti i risultati siano molto più affidabili. Però, nonostante questi moderni mezzi siano molto semplici all'uso, ci sono alcune influenze esterne sulla pesata che possono influenzare tanto il campione direttamente o lo strumento e così determinare dei risultati incorretti. Si tratta di effetti fisici come per esempio l'evaporazione del campione o forze che attuano direttamente sullo strumento come per esempio l'elettrostatica. Quindi in questa presentazione vi spiegherò un pochettino quali sono queste problematiche e come potremmo riuscire a risolverle. Quindi, prima cosa, la cosa più importante è il luogo di installazione della bilancia. Normalmente ci sono delle sale dedicate alla pesatura o degli spazi specifici. Normalmente devono essere senza vibrazioni, senza cambi di temperatura, né umidità e privi di corrente d'aria.
La zona di pesata deve essere una zona stabile, antimagnetica, cioè senza piastre d'acciaio all'interno o alla superficie. Deve essere una zona protetta da cariche elettrostatiche e normalmente queste zone di pesata sono installate direttamente o alla parete o sul pavimento. Un'altra cosa molto importante sono le condizioni ambientali della zona di pesata. Bisogna avere una temperatura costante, un'umidità costante, normalmente tra i 45 e il 60%, installare la bilancia in una zona dove non ci siano raggi del sole diretto, quindi evitare per esempio di posizionare la bilancia vicino a una finestra, oppure per esempio sotto un'area condizionata. Un'altra cosa molto importante è l'alimentazione elettrica, ossia per tutte le bilance sempre si raccomanda un certo tempo di acclimatazione. Quindi normalmente si suggerisce di collegare la bilancia e di non scollegarla mai. In questa maniera la cellula di carica diciamo è già calda, è già funzionante e non c'è bisogno di aspettare un tempo addizionale. Quindi sempre consigliamo di lasciarla attaccata all'alimentazione e quando non si utilizza lasciarla in stand-by. Per tenere in mente una cosa, normalmente i tempi di riscaldamento della bilancia possono variare dalle 3 alle 12 ore, dipendendo dalla tipologia di bilancia. Quindi realmente lo stand-by è una cosa molto importante. Per verificare il tempo corretto di riscaldamento, vi consiglio sempre comunque di controllare il manuale dove verrà indicato e specificato il tempo per quel modello specifico. Un'altra procedura che penso tutti quanti conosciamo è il livellamento della bilancia. Quindi cosa bisogna fare? Per far sì che la bilancia sia posizionata in maniera corretta e non avere diciamo delle pesate incorrette, dobbiamo controllare sempre che la bolla sia nella zona centrale. Anticamente la bolla si trovava nella zona posteriore della bilancia. In tutte le nostre bilance si trova nella posizione anteriore affinché sia più semplice leggere e verificare dove sia posizionata la bolla. Nelle nostre bilance Explorer abbiamo due cose che ci possono aiutare a livellare la bilancia. Uno, una specie di ricordatorio, cioè la finestrina dove è presente la bolla. Lampeggia non appena si accede alla bilancia, quindi appena si esce dallo stand-by o appena si accende la bilancia, in maniera tale che nessuno si può dimenticare di livellare la bilancia. Un'altra cosa molto molto utile è questa applicazione che vedete in questa immagine a sinistra, che è un'applicazione che ti aiuta a mettere in bolla la bilancia. Quindi praticamente non è un'applicazione che te lo fa automaticamente, se no che ti suggerisce che piedini e in che verso girarli dipendendo dal posizionamento della bolla nella finestrina. Quindi, per esempio, se la bolla sta in questa posizione in basso, dovremmo girare il piedino posteriore sinistro in questa direzione e il posteriore destro in quest'altra direzione. E realmente per persone che hanno poca pazienza, questa applicazione è realmente molto molto utile. Un'altra cosa importante è la lettura dei risultati. Quindi, per avere un corretto risultato, bisogna tenere in conto due cose. Prima di tutto, prima di iniziare il vostro procedimento di pesata, la bilancia deve stare a zero. Quindi nel display dovete leggere sempre 00000. Quindi potete, pressionare o il bottone 0 direttamente o il bottone di tara. Altra cosa importante è leggere il risultato quando il risultato è stabile. Nelle nostre bilance abbiamo questo asterisco che se la pesata non è stabile lampeggia. Il risultato da considerare sarà solo unicamente quello che appare quando l'asterisco rimane, diciamo, congelato. E se per esempio fosse attivata la funzione di autoprint, i dati che si inviano alla stampante sono i dati che si ottengono solamente quando l'asterisco è fermo e stabile.
Un'altra cosa molto importante è la regolazione. Bisogna regolare la sensibilità della bilancia periodicamente e soprattutto in quattro occasioni. Primo, quando si accende la bilancia per la prima volta. Secondo, quando si cambia la posizione della bilancia. Terzo, dopo che si è livellato la bilancia. E come quarta cosa, quando ci sono variazioni sostanziali di temperatura, umidità o pressione dell'aria. Le nostre bilance Explorer hanno un sistema che si chiama AutoCal, che è praticamente una regolazione integrata che permette di regolare la bilancia automaticamente. L'utilizzatore può programmare quindi che la bilancia si regoli o in un intervallo da 3 a 11 ore, o quando c'è un cambio di temperatura di 1,5 gradi. Quindi in questa maniera sempre garantiremo che il vostro risultato è corretto. Nei modelli di Explorer 5 decimali, inoltre, c'è una cosa in più da considerare. I pesi all'interno della bilancia per questa regolazione sono due. In questa maniera garantiamo una calibrazione a 3 punti, invece che una calibrazione, diciamo, classica a 2 punti, che è una calibrazione sufficiente per bilance con minore precisione. Altra cosa ovvia, però importante da menzionare, è il fatto che il campione deve essere sempre posizionato al centro del piattino. In questa maniera evitiamo errori di carico decentrato. E altra cosa importante è il recipiente che utilizziamo per pesare. Dobbiamo utilizzare il recipiente più piccolo possibile. Possibilmente che non sia plastico se l'umidità atmosferica è inferiore al 30-40%. E l'altra cosa importante è se il nostro recipiente di pesata è stato appena lavato e è uscito dalla lavastoviglie, per esempio, aspettare sempre che si raffreddi e che possieda la stessa temperatura della zona di pesata. E infine, è sempre meglio cercare di non tenere il recipiente di pesata con le mani e in questa maniera, diciamo, evitiamo che ci possano essere de delle modificazioni tanto di temperatura come di umidità nella cabina di pesata. Un'altra cosa molto importante che da tenere in considerazione è l'elettrostatica e per questo vi volevo far vedere un video nel nostro canale YouTube. Allora, se riusciamo a farlo partire, praticamente in questo video mostreremo un test di ionizzazione. Quindi caricheremo il nostro campione per questa prova sfregandolo direttamente sul maglione di lana e vedrete l'effetto di carica elettrostatica sulla bilancia stessa. Vedete, qualche millimetro di carica elettrostatica del sottoprodotto di carta. E semplicemente avvicinandolo alla bilancia vedete che i numeri vanno su e giù e non si stabilizzano. Utilizzando un ionizzatore esterno, in questo caso, disattiviamo la carica elettrostatica. E in questa maniera è poi possibile usare il nostro campione. Questo era semplicemente per farvi capire l'effetto che può avere la carica elettrostatica. Quindi, come avete potuto vedere nel video, O-House può fornire questo ionizzatore esterno che realmente è un ionizzatore universale, cioè può essere utilizzato con qualsiasi tipo di bilancia, semplicemente bisogna connetterlo alla corrente elettrica. Mentre alcuni modelli di Explorer, soprattutto quelli a 5 decimali, hanno una funzione di porte automatiche e ionizzatore integrato. Un'altra cosa che bisogna tenere in considerazione è l'ambiente della camera di pesata, cioè diciamo, l'ambiente che è all'interno del paramento. No, noi consigliamo normalmente di cercare di aprire il paramento il meno possibile, solo il necessario, proprio per evitare tutti i cambi di temperatura e di umidità dell'ambiente all'interno della bilancia.
E come vi dicevo prima, le bilance Explorer, alcuni modelli, hanno le porte automatiche che possono essere gestite attraverso questi sensori infrarosso che sono sul display o sulla base della bilancia. Quindi ciascun utilizzatore può programmare questi sensori e semplicemente passando una mano davanti a questo sensore senza toccare la bilancia, le porte si possono aprire. E quindi le interazioni, diciamo, uomo-macchina sono proprio ridotte al minimo. E, come ultima cosa, è molto importante mantenere lo strumento pulito, quindi si raccomanda di pulire l'interno della cabina e anche la parte esteriore con prodotti che non siano aggressivi, quindi un normale Vetril. Va più che bene, soprattutto utilizzare dei panni che non lasciano residui né pelucchi. Il vantaggio dell'Explorer è che è totalmente smontabile, quindi unicamente ti rimane il pannello posteriore del paravento e hai un accesso totale a tutta la zona della pesata. Un'altra cosa che volevamo pe presentarvi, che comunque Matteo poi vi spiegherà più a fondo, è questa collaborazione tra OHAUS ed AirLab. Abbiamo sviluppato un white paper sul corretto funzionamento della bilancia Explorer di 5 decimali dentro le cabine CAPTER di AirLab, perché molte volte è necessario dover pesare alcuni tipi di campione dentro una campana estrattura. Quindi attraverso il laboratorio third party abbiamo condotto una serie di analisi e di test con differenti pesi e realmente i risultati ottenuti con la nostra bilancia Explorer 5 decimali dentro questa cabina sono stati risultati ottimali, stabili e risposte molto rapide della bilancia. Infine, spiegarvi che la bilancia Explorer è il nostro top di gamma e si tratta di una bilancia modulare con diciamo, lo schermo che si può staccare dalla base della bilancia. Quindi il vantaggio è che, per esempio, potete lasciare solo il corpo della cabina dentro il corpo della bilancia dentro la cabina e il visore mantenerlo in una posizione esterna. Come vi commentavo prima, abbiamo quattro sensori infrarosso completamente programmabili per ciascun utilizzatore. Quindi, per esempio, nei modelli con porta automatica si possono programmare per aprire e chiudere le porte, o si possono programmare, per esempio, per inviare i dati alla stampante o per tarare, evitando così il contatto dell'utilizzatore con la bilancia. E a livello di connettività abbiamo uscite USB, RS232, Ethernet opzionali, quindi si tratta di una bilancia compatibile e totalmente personalizzabile. Infine, commentarvi che l'anno scorso abbiamo lanciato un nuovo software per questa bilancia che permette di rispondere alle esigenze di quei clienti che possono essere, per esempio, farmaceutiche, cosmetiche, quindi che devono avere una serie di registri molto, molto stretti. In questo software, cosa abbiamo fatto? Abbiamo migliorato la gestione degli utenti, quindi adesso abbiamo quattro livelli: amministratore, supervisore, utente e visualizzatore. Il visualizzatore, come dice la parola stessa, non avrà la possibilità di fare nessun tipo di modifica dentro la bilancia. L'utente avrà qualche accesso in più, il supervisore qualche cosa in più e l'amministratore, diciamo che sarà la persona che ha il potere assoluto sulla bilancia. Abbiamo questo system log, che praticamente è un sistema che serve a registrare tutti gli eventi della bilancia. Vengono registrati nella memoria sino a 5.000 registri o eventi che possono essere modifiche, cambi nelle impostazioni, login e logout, creazioni di metodi e tutto ciò viene raccolto in un informe che si può stampare a PDF e attraverso una penna USB. Inoltre abbiamo
un test di ripetibilità integrato con la determinazione automatica del peso minimo. Quindi praticamente la bilancia ti guida in una serie di test con differenti pesi e in maniera tale da determinare il peso minimo e caricarlo direttamente nella bilancia. Abbiamo poi questa applicazione di Feel Weight, che è un qualcosa di simile al check weighing, quindi si possono configurare dei limiti superiori e dei limiti inferiori e dopo tutta la serie di pesate riuscire a determinare la uniformità del lotto. Ed infine questa bilancia è adesso compatibile anche con i lettori RFID, non solo con i lettori di codice a barre. E c'è la possibilità, per esempio, di eliminare tutti i dati del campione in un colpo solo, o la visualizzazione del peso minimo nella schermata è stata attualizzata. Come ultima cosa, e poi lascio la parola a Matteo, OHouse non è solo fabbricante e distributore di bilance e di sistemi di pesatura, ma abbiamo tutta una serie di strumentazioni, diciamo, più semplici e più basiche, che si trovano in differenti tipi di laboratorio. Quindi non solo bilance, non solo termobilance, ma agitatori orbitali con altri movimenti, piastre magnetiche, agitatori ad asta, centrifughe, vortex, blocchi secchi, cioè qualsiasi cosa dobbiate fare nel vostro laboratorio, pensate che OHouse può essere lì al vostro fianco. E con questo è tutto da parte mia. Se qualcuno ha qualche domanda, mi faccia sapere. Se Bene, volete quindi scrivere. prego, prego Erika. No, dicevo, se volete scrivere nel chat qualsiasi domanda, siamo qui a vostra disposizione per qualsiasi dubbio. Bene, ti ringrazio Erika per questa bella presentazione. Quindi ora darò la parola a Matteo Schirano che vi darà delle spiegazioni su come utilizzare al meglio le bilance OHouse sotto le nostre postazioni di pesate, così da potervi permettere di realizzare delle pesate precise in totale sicurezza. Prego Matteo. Grazie Patrizia, buongiorno a tutti innanzitutto. Allora mettiamo un attimo la mia presentazione, eccola qua. Vediamo un attimo, dovreste vedere a schermo la presentazione al momento. Allora, partiamo innanzitutto, appunto abbiamo parlato della pesata finora, delle bilance in particolare di OHouse, quindi bene o male avete già appunto sentito parlare di Airlab, immagino, spero in ogni caso. Allora, vediamo, forse non vedete, ecco, non vedete al momento, eccolo qua, non vedevate il mio schermo, adesso lo dovreste invece vedere. Sì, grazie. Ok, perfetto. Scusate un attimo, eccoci qua. Allora, dicevo, immagino abbiate già sentito parlare di Airlab, vi faccio notare giusto un piccolo dettaglio, il logo è cambiato, quindi rispetto allo scorso anno, fino al mese scorso, insomma, ci avete probabilmente visto con il vecchio logo, appunto, quindi c'è stato un aggiornamento, insomma, ci siamo un po' lanciati questa nuova immagine, questa nuova avventura, poi ovviamente col tempo imparerete a vedrete un po' le evoluzioni, insomma. Io appunto mi chiamo Matteo Schirano, lavoro presso l'Airlab da un anno e mezzo all'incirca, mi occupo del mercato Italia e Ticino da settembre 2019, ho studiato amministrazione economica inizialmente all'Università di Lille, poi un master in International Business all'Istituto di Amministrazione d'Impresa
di Nizza e sono da circa 4 anni, questo è il mio 5º anno appunto nell'ambito delle soluzioni per laboratori, insomma in modo un po' più ampio. Eventualmente ci sono i miei contatti a schermo, ma in ogni caso li avrete poi in un secondo momento, invieremo comunque le presentazioni, quindi in ogni caso qualora abbiate bisogno di contattarci avrete sia i miei contatti che quelli di Erika di OHouse appunto. Venendo invece ad Erlab, l'azienda è un'azienda familiare che è stata fondata nel 68 dal signor Oville, da François-Pierre Oville. Il nome Erlab sta per traducendo studi e realizzazioni per laboratori, perché inizialmente ci si occupava non solo di sistemi di filtrazione, ma anche di aredo tecnico e ancora ad oggi appunto comunque l'azienda resta un'azienda familiare, ancora di proprietà insomma della famiglia del fondatore al 100%. Siamo all'incirca 200 collaboratori nel mondo con ovviamente insomma clienti un po' in tutto il mondo, appunto circa 200.000 ad oggi, tra grandi gruppi dell'industria, le piccole e medie imprese, fino poi ovviamente alle università, agli ospedali, centri di ricerca e così via. Siamo presenti grazie al nostro laboratorio in particolare, abbiamo saputo portare avanti tutto quello che riguarda la filtrazione, il rilevamento inteso come rilevamento di inquinamento chimico ovviamente, e la comunicazione su questi due aspetti, soprattutto al momento appunto dell'utilizzo di una cappa, la comunicazione di eventuali problemi legati appunto agli aspetti filtrazione e rilevamento, li portiamo avanti grazie al nostro laboratorio, un laboratorio comunque con circa 1,5 milioni di strumentazione al suo interno, e investiamo da circa 50 anni, insomma, quindi dalla fondazione dell'azienda, il 7% del fatturato sulla ricerca e sviluppo, quindi questo ci permette tramite le tre sedi, che sono quella centrale francese da cui oggi vi parlo, gli Stati Uniti e Cina, di essere presenti insomma in tutto il mondo, ovviamente con una rete di rivenditori insomma, e di portare avanti come leader del mercato della filtrazione molecolare tutte le nostre soluzioni. Oggi parleremo in particolare appunto delle soluzioni per la pesata, quindi comunque come proteggere l'operatore pur mantenendo tutto quello che Erika ha detto finora, quindi garantire la stabilità, la ripetibilità delle pesate. Alla Erlab ci occupiamo comunque di tutto quello che riguarda la protezione dal rischio chimico, quindi non solo tramite le cappe filtranti, quindi le postazioni di pesata che hanno qualche particolarità, lo vedremo dopo, ma anche tramite gli armadi per stoccaggio, dei moduli da aggiungere su degli armadi antincendio, gli armadi di sicurezza, fino alla filtrazione dell'aria con i purificatori e i sensori di inquinamento, oppure eventualmente una seconda linea di prodotti che riguarda invece non la protezione del personale, ma la protezione del campione sotto cappa, quindi in quel caso parliamo ovviamente di ambienti ultrapuliti o la PCR, insomma, quindi in quel caso ci interessa più proteggere il campione da cross-contaminazione o da inquinamento esterno, insomma. Venendo appunto alla pesata, parleremo di vari aspetti della pesata per vedere un po' tutto quello che c'è da considerare per essere sicuri di avere una postazione di pesata sicura, ovviamente, ergonomica, ma che non vada a compromettere appunto ovviamente la finalità della pesata, insomma, quindi la sua stabilità, e quindi vedremo un po' i test che sono stati fatti e come essere sicuri che tutto sia conforme. I parametri più importanti appunto nell'utilizzo di una bilancia sotto cappa, quindi sotto una postazione sicura, sono la precisione e la riproducibilità delle pesate ovviamente, poi per quanto riguarda invece la parte protezione del personale, parliamo ovviamente del contenimento delle polveri e dei fumi tossici, la filtrazione dell'aria e l'ergonomia e la produttività mentre siamo appunto stiamo pesando appunto sotto cappa. Quindi questi sono i parametri principali che dipendono ovviamente da diverse condizioni ambientali che possono eventualmente compromettere questi risultati. Prima di tutto eventuali vibrazioni del supporto della bilancia, quindi questo è un primo aspetto che andremo ad approfondire, l'elettricità statica, ce ne ha già parlato ovviamente Erika, così come l'umidità, la temperatura. E per quanto ci riguarda è il flusso d'aria, quindi il flusso d'aria ovviamente è quello generato in questo caso dalla cappa stessa, quindi dalla postazione di pesata. Essenzialmente qui vedete uno schema visto lateralmente di una delle nostre cappe, un modello 321 in particolare,
vedete che c'è, partendo dal basso, un piano di lavoro antivibrante e un 3 Spatop Lab Plus, che ovviamente è un marchio commerciale, ma essenzialmente si tratta di un piano di lavoro che va ad annullare le eventuali vibrazioni che ci possono essere, che possono essere dovute magari non solo al funzionamento stesso della cappa, che comunque è studiato per non generarne, ma eventualmente anche semplicemente perché non si ha un piano adeguatamente stabile, o magari l'edificio stesso, il laboratorio stesso, non è adeguato per la pesata, ovviamente parliamo di pesate più sensibili a questo aspetto delle vibrazioni, e quindi eventualmente ci interessa andare a limitare quanto più possibile le vibrazioni stesse. Vediamo poi tramite l'apertura per inserire le braccia, insomma per la manipolazione, la cabina porta verso l'alto le sostanze nocive, che siano polveri o ovviamente fumi tossici, e ci sono poi vari livelli di filtrazione, quindi partendo dalla filtrazione assoluta, quella per particelle, quindi con un filtro EPA, un filtro ULPA, un filtro molecolare principale, che è il primo che interviene appunto per la parte liquida, quindi eventualmente se pesiamo dei solventi, degli acidi e così via, poi un modulo di ventilazione e rilevamento, quindi parliamo qui di quello che dicevo all'inizio, il rilevamento di un eventuale inquinamento chimico oltre il primo filtro, quindi è importante eventualmente essere informati di un malfunzionamento o di un semplicemente della saturazione del filtro, e al di là comunque del modulo di ventilazione è possibile poi inserire un filtro molecolare di sicurezza, in modo che appunto anche in caso di problemi ci sia comunque un secondo filtro pronto a intervenire per la parte dei fumi. È una colonna di filtrazione questa che vediamo in alto, modulabile e che comunque può essere modificata nel tempo per adattarla eventualmente all'utilizzo di sostanze diverse nel tempo, appunto. Parlando poi di quello che è l'aspetto fondamentale in questo caso, parliamo, prima ancora di parlare della stabilità della pesata, parliamo della sicurezza. Se andiamo a scegliere una cappa chimica è perché appunto ci interessa la sicurezza, dobbiamo contenere all'interno della cabina delle sostanze nocive. Quindi contenere le polveri e i vapori tossici all'interno è quello che dobbiamo garantire. Il controllo del contenimento è garantito da un test al gas tracciante, un SF6, questo è previsto da tutte le norme applicabili a queste cappe, che siano comunque filtranti o ad espulsione forzata, e soprattutto il mantenimento della velocità d'aria tra 0,4 e 0,6 metri al secondo. Insisto su questo aspetto perché riguarda le cappe filtranti con apertura in facciata fissa, quindi non con un saliscendi che può far variare eventualmente appunto la velocità dell'aria, ma con le cappe che hanno una caratteristica, appunto la facciata ad apertura fissa. Quindi è importante eventualmente, se andiamo anche solo a stabilire, eventualmente a scrivere ad esempio un bando, di indicare quella che è la velocità prevista dalle norme. Quindi non ha senso in questo caso eventualmente indicare una velocità più alta perché eventualmente pensiamo che possa garantire un maggior contenimento. Tutto dipende dal tipo di cappa e dal tipo di facciata. Quindi qualora andassi ad esempio ad indicare meno di 0,4 metri al secondo, sarebbe insufficiente a garantire il contenimento e ovviamente il movimento verso l'alto delle polveri in particolare. Al di là di 0,6 metri al secondo, con un'apertura fissa ancora una volta, si rischia sia un fenomeno di, detto volgarmente, di rimbalzo delle polveri contro il filtro EPA, contro la barriera fisica del filtro EPA, oppure eventualmente nel caso dei vapori tossici si rischia che vadano oltre il filtro molecolare, perché non hanno sufficientemente sufficiente tempo di contatto tra appunto il fumo stesso, il fumo tossico e il carbone attivo, insomma la superficie interna del carbone attivo. Quindi anche qui ci sono delle norme che regolano questa velocità dell'aria, e è importante avere entrambi questi aspetti, quindi sia garantire il contenimento delle sostanze nocive sotto cappa, si assicurasse appunto che non ci sia eventualmente al momento della sostituzione dei filtri, quando saranno poi saturi, rischio di portare le polveri o i vapori, non è il caso, ma le polveri eventualmente disperderle nell'ambiente. Quindi va fatta altrettanta attenzione al momento della sostituzione del filtro assoluto, in questo caso, a farlo appunto fare da personale autorizzato, formato, in modo che non si perdano poi quelle sostanze che abbiamo inizialmente voluto filtrare tramite il filtro stesso, appunto.
La filtrazione, dicevamo, ci sono due tipi di filtrazione, la filtrazione particellare o assoluta e la filtrazione molecolare. Nel caso della filtrazione assoluta, a seconda del tipo di filtro, c'è la norma EN1822 che vi aiuta eventualmente a sapere qual è l'efficienza del filtro a seconda della classe, appunto. E bisogna sapere, diciamo, l'aspetto importante è che bisogna sapere che l'efficienza non è assoluta del filtro, cioè mi spiego, acquistare un filtro EPA H14 non basta, ci dobbiamo assicurare che la cappa rispetti quelli che sono i requisiti del filtro, che sono riportati appunto sul certificato del filtro, in termini di flusso d'aria e di velocità del flusso d'aria, quindi per questo insistevo sul discorso velocità del flusso. L'efficienza garantita dalla norma N1822 dipende da una certa velocità e dall'impatto appunto delle polveri sul filtro, quindi va tenuto presente questo aspetto, è importante avere dei filtri certificati. Stesso discorso per la filtrazione molecolare, anche qui è fondamentale avere alle spalle le certificazioni del caso. Noi ci basiamo sulla norma NFX 15211, che attualmente è la norma più completa e più stringente in questi termini per la filtrazione molecolare, è la norma francese, ma in realtà sarà utilizzata molto probabilmente a livello europeo, anche in Cina, faccio un esempio, prendo i colleghi cinesi appunto, la norma più stringente attualmente è quella cinese, se usciamo appunto dall'Europa, e riprende quasi in toto appunto la NFX 15211. Quindi la combinazione di queste due tecnologie, la filtrazione assoluta e quella molecolare, permettono di rendere sicura la postazione di pesata, ma soprattutto avendo dei filtri, quindi non essendoci un raccordo fisso, di rendere movimentabile ed indipendente la cappa. Quindi eventualmente modifichiamo il laboratorio nel tempo, possiamo semplicemente spostare e riadattare la cappa negli anni a venire. Quindi abbiamo già parlato dell'efficienza dei filtri assoluti. Eventualmente appunto sono comunque dei filtri installabili in pochi minuti, insomma non sono filtri complicati da installare, vanno ovviamente raccomandati dal nostro laboratorio sulla base di una procedura che vedremo dopo, a seconda del tipo di sostanze che si vanno ad utilizzare, quindi c'è un minimo di analisi che va fatto ovviamente prima di poterci pronunciare sul filtro. Per quanto riguarda la filtrazione molecolare, abbiamo parlato della norma NFX. Dicevo che è molto stringente perché si richiede che oltre il filtro, nel peggiore dei casi, quindi quando il filtro comunque è saturo, si vada a rilevare oltre il filtro, quindi all'uscita, massimo l'1% del valore limite di esposizione professionale della sostanza che sto utilizzando. Quindi questo ha garanzia assoluta che anche in caso di problemi alla cappa, in ogni caso, il filtro in ogni caso è capace appunto di garantire questa performance. Poi eventualmente inserendo il filtro di sicurezza si migliora ancora di più la situazione. Noi siamo appunto leader di questo mercato sulla filtrazione molecolare in particolare, proprio perché garantiamo un controllo rigoroso delle materie prime, del carbone attivo essenzialmente, che è controllato appunto da Airlab stesso, facciamo i test in interno, e sappiamo gestire i tempi di contatto di cui abbiamo parlato all'inizio, in relazione alla velocità dell'aria e al tipo di filtro utilizzato, quindi questo è fondamentale per una postazione sicura. E abbiamo già testato circa 700 prodotti in laboratorio, quindi sappiamo comunque dirvi esattamente quanti grammi per ogni sostanza saranno trattenuti dal filtro. Questa procedura si chiama ESP, l'Airlab Safety Program, essenzialmente si parte da un valiquest, che è una determinazione del tipo di filtro e del tipo di cappa da utilizzare sulla base di quello che andate a pesare sotto cappa, quindi che siano liquido o polveri bisogna assicurarsi che la cappa sia adeguata. Poi viene emesso un valipass, che è appunto un certificato che certifica il tutto, e con il valiguard andiamo ad assicurarvi nel tempo di potervi seguire appunto in caso di evoluzioni delle manipolazioni sotto cappa, della pesata. Il valiquest essenzialmente è uno studio del rischio chimico che permette, tramite appunto la compilazione e l'informazione sulle sostanze utilizzate durante la pesata, di sapere quale tipo di cappa è possibile utilizzare e quale sarà poi il tipo di filtro, il tipo di sensore per l'inquinamento chimico da utilizzare, eventualmente appunto la durata poi dei filtri stessi.
parlando poi di ergonomia, quando andiamo a pesare, ovviamente in molti casi, a seconda che siate nell'industria privata, in particolare nel farmaceutico, in centri di ricerca e così via, o in farmacia, ci passerete più o meno tempo, insomma, più o meno ore davanti alla facciata. È importante appunto avere una certa ergonomia. In particolare, vedete che nella foto, in particolare la cappa più piccola a sinistra, la facciata è inclinata, può sembrare un piccolo particolare, ma è fondamentale avere un piano inclinato per evitare appunto di essere troppo a ridosso della facciata stessa con la fronte, in particolare per le persone particolarmente alte. E poi è importante in ogni caso avere ampia scelta per quanto riguarda la larghezza e la profondità della cappa, in modo da poterla adeguare, appunto da scegliere il modello adeguato sia al bancone da utilizzare, sia alla bilancia da utilizzare. In particolare se si tratta magari di bilance che non hanno lo schermo staccabile, insomma separabile, come quella che ci ha mostrato Erika in precedenza. Abbiamo poi la possibilità di utilizzare più bilance sotto una sola cappa, a condizione ovviamente di avere sufficiente spazio attorno ad ogni bilancia, e diversi tipi di aperture per ogni tipo di manipolazione. Quindi se andiamo a vedere la cappa a sinistra, abbiamo quelle che definiamo aperture oblunghe, sono le aperture essenzialmente per passare solo le braccia, quindi la facciata resta chiusa così come la vedete nell'immagine, nello zoom, e sono le braccia ad andare all'interno per andare appunto a pesare, a pipettare, insomma che siano liquido o polveri, si lavora in quel modo. Quindi questo è riservato in realtà ai modelli più piccolini, per un discorso di flusso dell'aria, di dover garantire in ogni caso il contenimento. In realtà le facciate AirLab sono quelle sul mercato, sono quelle che hanno la maggiore superficie aperta su questo tipo di aperture in particolare, a parità appunto di flusso d'aria. Se passiamo invece sul modello che vedete a destra, una 392, c'è una facciata che chiamiamo reverso, è un sistema brevettato. Essenzialmente, se andiamo a vedere come funziona, c'è un unico pannello che inizialmente è posizionato al centro della facciata, che può essere ribaltato verso il basso, in modo da avere, come vedete nell'immagine, se c'è una beuta, un recipiente particolarmente alto, o della strumentazione, magari appunto per preparare dei farmaci all'interno, prendo un esempio che ci capita spesso, è importante avere in meno di un secondo, poter ribaltare il pannello con un semplice con un fissaggio che impedisce ovviamente che si possa poi spostare il pannello stesso, e adattarci appunto all'altezza dei recipienti da utilizzare. Quindi questo è riservato ai nostri modelli dal metro in su. E sempre parlando di ergonomia, ma in realtà è anche legato alla sicurezza, c'è lo scompartimento rifiuti che rende la postazione di pesata adeguata nel caso in cui abbiamo appunto dei rifiuti da tirar fuori dalla postazione, ma che vado a tirarli fuori dalla postazione, ovviamente nuovamente il rischio chimico. Quindi per evitarlo posso avere lo scompartimento rifiuti laterale, in modo da avere un sistema con doppio sacchetto. Metto all'interno del primo sacchetto i rifiuti, posso sceglierlo ovviamente a destra e a sinistra, questo non è un problema, e dall'interno della cappa stesso posso andare a chiudere, a sigillare il primo sacchetto e estrarre il secondo, che è attorno al primo ovviamente, dall'esterno della cappa, senza andare a rischiare ovviamente di disperdere nell'ambiente le polveri che sono rimaste all'interno, o magari dei solventi, se abbiamo imbevuto del cotone ad esempio, o altro materiale con dei solventi. Quindi questo è un po' l'utilizzo della base, insomma, di qualsiasi cappa chimica e di qualsiasi postazione di pesata nel caso in cui andiate a pesare ovviamente delle sostanze tossiche, che siano polverose o liquide. È importante poi avere eventualmente, nel caso delle cappe AirLab, appunto il monitoraggio di quello che succede sotto nella postazione di pesata, quindi un eventuale problema alla ventilazione o la facciata che magari rimane aperta per appunto magari non siamo stati attenti, insomma abbiamo lasciato la facciata aperta, è importante che ci sia un allarme. Quindi l'allarme lo abbiamo ovviamente sulla postazione stessa, ma anche in un secondo momento lo possiamo avere poi su un software e su smartphone, che sia per PC o Apple Android, non c'è alcuna differenza. Si può andare ad intervenire per eventualmente accedere al parametraggio della cappa, la manutenzione e così via, ma possiamo anche avere, magari per i responsabili del laboratorio può essere utile, gli allarmi in diretta in tempo reale su eventuali appunto malfunzionamenti o inquinamento chimico eccessivo durante la pesata.
i test che abbiamo effettuato con la bilancia Explorer di OHaus hanno dimostrato che comunque le performance della pesata fino a 10 alla meno 5 grammi sono conformi a quello che è richiesto appunto sia dal produttore sia dalle norme appunto legate alla pesata, nonostante la presenza di un flusso d'aria. Quindi abbiamo detto all'inizio il flusso d'aria va e deve essere appunto parametrato correttamente per non andare a disturbare la pesata, e anche la bilancia deve essere adeguata appunto a funzionare sotto un flusso d'aria. Quindi si va ad utilizzare, innanzitutto abbiamo visto un piano di lavoro antivibrante, un bancone con dei piedi particolarmente robusti e stabili, eventualmente si può avere, noi abbiamo il bench cap, quindi il nostro bancone, ma eventualmente può essere un bancone di proprietà del cliente, insomma già presente, dove poggiare la postazione. Il marmo poi per la pesata non è sempre necessario, va visto appunto a seconda del tipo di pesata, della sensibilità e della struttura dell'immobile, se eventualmente ci sono magari risonanze o meno. Quindi non è detto che sia necessario inserirlo. Con il piano di lavoro Trespa che forniamo sulle nostre postazioni, non è fino a 10 alla meno 6, abbiamo anche dei test con 10 alla meno 6 grammi, non è necessario appunto avere un piano eventualmente in granito o in marmo, insomma aggiuntivo. Per le bilance più recenti abbiamo visto prima il paravento, la gabbietta, insomma il paravento, è fondamentale che siano appunto che abbiano il paravento in modo da garantire maggiore stabilità e protezione dal flusso d'aria. In particolare, anche se andiamo magari a pesare non a 10 alla meno 5, ma semplicemente in termini di grammi, di 1 o 2 grammi, in realtà si pone lo stesso problema, quindi il flusso può disturbare la pesata, può avere un impatto, quindi è importante avere una bilancia con una protezione aggiuntiva. Quindi questo è fondamentale, ancor più ovviamente fino a 10 alla meno 6 grammi, ma non significa che in termini di 1 o 2 grammi non ci sia un impatto. L'impatto c'è, probabilmente non lo vedete sullo schermo della bilancia, ma in realtà l'impatto c'è, quindi è importante anche in quel caso. È fondamentale avere un solo operatore davanti alla postazione, anche se si tratta di una postazione magari da 1,80 m, che permette fisicamente di avere due operatori. In realtà la presenza davanti alla cappa di più operatori va ad impedire in parte il corretto funzionamento del flusso d'aria, quindi non è detto che sia la soluzione ideale. È molto meglio avere due postazioni separate per arrivare magari al 1,80 m, avere più postazioni piccole, o magari se si deve lavorare appunto in gruppo, piuttosto che avere una sola cappa e poi andare a lavorare in due o in tre davanti alla cappa e quindi limitare la velocità del flusso d'aria. Poi venendo più alle buone pratiche di utilizzo della postazione di pesata, è fondamentale innanzitutto accendere la cappa almeno 3-4 minuti prima dell'utilizzo della bilancia. Questo perché sia il sensore di inquinamento chimico sia la ventilazione hanno un tempo minimo di stabilizzazione che in realtà è inferiore a questi 3 minuti, ma nel caso della pesata, quando si parla ovviamente di pesate particolarmente precise, la minima variazione anche del 5-10% nel regime di rotazione, quindi nel flusso d'aria, ha un impatto, e quindi è importantissimo eventualmente lasciare questi 3-4 minuti di tempo alla cappa in modo che si possa stabilizzare. Ovviamente vale non solo per le cappe Airlab, parlo in generale delle cappe chimiche e delle postazioni di pesata. Va introdotta sotto cappa solo la quantità necessaria di prodotto alla manipolazione. Su questo insisto continuamente nei webinar: non ha senso portare sotto cappa quantità eccessive di solvente o di polveri, perché non faccio nient'altro che amplificare il rischio chimico. In caso di incidente è meglio avere un recipiente da 200 ml e non la bottiglia da 2 litri di un solvente magari cancerogeno, insomma questo è un po' il senso. Stesso discorso per le polveri: se ho la possibilità di avere un flacone più compatto rispetto ai grossi flaconi è preferibile, quindi per limitare appunto il rischio chimico sotto cappa in caso di malfunzionamento, ma anche per evitare un sovraccarico eccessivo sui filtri e quindi una saturazione precoce. Quando possibile coprire i recipienti, in questo caso pensiamo ad esempio ad una pesata e poi successiva ad esempio diluizione o travaso di una sostanza in altri flaconi, vanno coperti i recipienti non solo perché si genera vapore e quindi si spreca magari del solvente, ma nel caso delle polveri, quando vado a tirarle fuori eventualmente dalla bilancia, scusate, è importantissimo avere il recipiente coperto per evitare, nel caso in cui siano polveri particolarmente a granometria particolarmente sottile, che possano eventualmente diffondersi insomma all'interno della cappa.
Altro aspetto, non utilizzare la cappa per lo stoccaggio di prodotti tossici, per lo stoccaggio esistono gli armadi, non va utilizzata la cappa per lo stoccaggio, quindi questo è un altro aspetto fondamentale, anche perché appunto la bilancia deve essere lì nella sua postazione, stabile, non devono esserci attorno alla bilancia eventuali flaconi che stanno magari lì in un primo momento, poi vengono spostati, vengono tolti, vengono rimessi. Questo va a stabilizzare il tutto, a destabilizzare, scusate, il tutto, e quindi è da evitare anche questo. Tenere chiuso la facciata, ovviamente lo diamo per scontato, ma anche qui, sia per un discorso di flusso che può andare a disturbare la pesata, sia per un discorso di sicurezza della pesata, va tenuta chiusa la facciata e si opera tramite le aperture, a seconda del tipo di aperture, ma tramite le aperture presenti. Non modificare l'impostazione della cappa, questo ovviamente tocca ai tecnici e non all'operatore. Tenere ben visibili gli adesivi e i simboli di sicurezza, in particolare se avete un saliscendi, è fondamentale non andare a coprire con qualsiasi appunto oggetto o eventualmente scrivendoci qualcosa sopra o mettendo dei fogli al di sopra, tutti i simboli di sicurezza sull'utilizzo della cappa. In caso di utilizzo di polveri, dopo la fine della pesata è consigliabile comunque lasciare per 10 minuti circa la cappa attiva, in modo che eventuali micropolveri, ovviamente parliamo di polveri magari invisibili ad occhio nudo, che possono essere rimaste in zone magari un po' meno, come dire, un po' meno visibili all'occhio appunto all'interno della cappa, in modo che possano essere comunque filtrate dal filtro EPA e quindi una maggiore sicurezza al fine appunto di garantire anche al momento della pulizia una riduzione al massimo possibile, insomma, delle polveri presenti. Per la manutenzione, appunto, le cappe sono, le postazioni di pesata sicura sono classificate come dispositivi di protezione collettiva, quindi secondo i decreti in vigore e i regolamenti in vigore vanno manutenute secondo le raccomandazioni del produttore, quindi comunque si raccomanda annualmente almeno un controllo della cappa, anche se è consigliabile farlo anche più di una volta l'anno, e quindi è fondamentale in questo caso avere degli allarmi in caso di malfunzionamenti tra ogni controllo periodico. Venendo poi alla pulizia, anche qui, come diceva Erika in precedenza, non c'è bisogno di andare ad utilizzare detergenti aggressivi per la pulizia, che si tratti della bilancia della cappa, vale lo stesso discorso, semplice acqua con detergente non aggressivo, oppure altri detergenti, si parlava prima del Vetril, preferibilmente a pH neutro, non c'è bisogno appunto di utilizzare solventi aggressivi, il risciacquo si può fare con della semplice acqua, con appunto un panno assorbente, anche qui come spiegato per la bilancia, un panno non abrasivo che non lasci pelucchi, che non lasci tracce, insomma, sui pannelli della cappa e né sulla bilancia. Concludendo appunto sull'utilizzo e sul funzionamento di una cappa chimica per pesate, essenzialmente bisogna ricordarsi che ci sono due tipi di filtrazione, quella assoluta che riguarda le polveri, quella molecolare che riguarda la parte fumi, vapori tossici. Sulle cappe AIRLAB in particolare è possibile comunque integrare entrambe le tecnologie, con in più la possibilità di avere un filtro di sicurezza in caso di malfunzionamenti del primo filtro. Questo è fondamentale perché ovviamente si ha un ampio spettro di utilizzo della cappa per la pesata, in particolare nell'industria e nella ricerca e sviluppo, e c'è ampia polivalenza della cappa, perché comunque posso andare a variare nel tempo il filtro avendo 6 filtri a disposizione a seconda di quello che viene fatto sotto cappa. Fondamentale controllare la conformità della cappa alle norme più stringenti di sicurezza attualmente disponibili, quindi noi comunque non emettiamo un'offerta finché non abbiamo fatto un'analisi del rischio chimico prima ancora appunto di definire quale prodotto proporre, quindi anche qui va assolutamente fatta un'analisi del rischio per valutare se la bilancia e la cappa sono adeguate a funzionare insieme, quindi questo è fondamentale. Utilizzare delle bilance fino a 10 alla meno 5 grammi senza marmo, senza granito all'interno della cappa, questo è possibile grazie al piano di lavoro Trespa che è dedicato a questo tipo di applicazioni, quindi è certificato per questo utilizzo. Manutenzione e sostituzione dei filtri agevole, perché ovviamente vedete che il pacco filtrante, insomma, è all'esterno della cappa nella parte alta, non c'è particolare difficoltà per l'accesso, se non appunto il fatto di dover fare attenzione al discorso delle
delle polveri a non agitare il filtro EPA alla sostituzione, ma questo ovviamente va fatto da un tecnico formato. E insisto anche sul dispositivo 100% autonomo indipendente, perché qualora andiate a scegliere una cappa con raccordo, non potete appunto variare la posizione della cappa nel tempo, e nel caso delle bilance capita spessissimo che magari il semplice tavolino con il marmo lo andiate a posizionare in posizioni diverse nel tempo. Da qui a 10 anni, 15 anni, 20 anni la cappa funzionerà benissimo, quindi non c'è motivo di prendere una cappa eventualmente con raccordo, se poi siete obbligati ad ancorarla e quindi a restare fissi con questa posizione. Quindi più o meno appunto abbiamo parlato di tutto quello che riguarda la pesata e l'utilizzo insieme della bilancia e di una cappa AirLab Capter Smart. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, eventualmente se ci sono domande, che sia sulla parte bilancia o sulla parte eventualmente cappa chimica, postazione sicura di pesata, avete la possibilità di farlo tramite la chat oppure cliccando sull'icona della mano, potete eventualmente chiedere la parola, vi possiamo attivare il microfono e eventualmente potete anche parlarci. Quindi se ci sono domande attendiamo un attimo, in ogni caso vi invieremo comunque la presentazione. Non credo che non ci siano domande. No, in effetti non ci sono domande. Aspettiamo ancora un pochino, se magari qualcuno sta scrivendo. No, in effetti. Quindi vi ringraziamo tutti per l'attenzione, speriamo che questa presentazione vi abbia portato delle risposte e delle soluzioni. Siamo comunque a vostra disposizione. Sia Erika che Matteo vi hanno dato all'inizio i loro riferimenti, quindi potete contattarli senza problemi. Io intanto vi ringrazio. Grazie Erika. Grazie a voi. Sì, Abbiamo una domanda? se mi dà il microfono, non ci rispondo. Mi alzo il microfono. Ok, riattivo il mio. Allora, dovreste sentirmi. C'è qualche domanda effettivamente? Allora, vediamo un attimo. Allora, una prima domanda, Antonio Consoli. Flusso e velocità come devono essere? Allora, essenzialmente, dicevo prima, dipende dal tipo di cappa che andate a scegliere. Quindi, se si tratta di una cappa AirLab, noi abbiamo scelto la soluzione più sicura e più semplice per l'operatore, che è l'apertura fissa. Apertura fissa significa che appunto in ogni caso l'apertura a una certa superficie non va a variare. Questo perché nel caso dell'utilizzo della cappa chimica c'è quello che definiamo il coefficiente di contenimento, che misura diciamo così l'efficienza appunto del contenimento che garantisce appunto la cappa. Con una facciata variabile, quindi un saliscendi o comunque un sistema variabile con variazione automatica della velocità dell'aria, essenzialmente non avete un coefficiente di contenimento fisso e quindi è difficile sapere quanto siete più o meno protetti in un determinato momento. Nel caso della facciata fissa è più semplice, appunto la facciata resta aperta sempre nello stesso modo. Nel caso delle cappe AirLab la velocità deve essere compresa tra 0,4 e 0,6 metri al secondo. Questo perché è la velocità adeguata alla nostra superficie di apertura. In realtà non intendo nostra come AirLab, ma nostra come cappe con apertura fissa. Questo viene richiesto dalla norma AFNOR NFX 15211. Essenzialmente si garantisce che al di sotto dei 0,4 non si perde il contenimento, quindi il flusso è adeguatamente veloce da garantire in facciata l'impossibilità appunto che i vapori o le polveri escano verso l'operatore, verso la facciata. Non deve andare al di là di 0,6 metri al secondo per evitare che non ci sia il tempo di contatto necessario tra il filtro e le sostanze, in modo da appunto lasciare il tempo al filtro di operare correttamente. Ovviamente dipende dalla cappa che ha. Se ha una cappa con un saliscendi,
deve assicurare, appunto, il produttore deve comunque assicurare che al variare dell'apertura, quindi se aumento l'apertura, nella stessa proporzione deve aumentare la velocità, quindi non è un aumento della velocità, tra virgolette, a caso, deve aumentare in un certo modo, con una certa percentuale, in modo da garantire sempre un coefficiente di contenimento adeguato. Quindi per questo insistevo sul fatto di non indicare un valore assoluto, perché il valore non è un valore assoluto, non posso dire che tra 0,4 e 0,6 o più di 0,8 o più di 0,9 sono al sicuro, perché dipende dal tipo di facciata e dal tipo di cappa, dalla dimensione della cappa. Quindi è fondamentale che il produttore della cappa, che sia Airlab o qualcun altro, vi sappia spiegare perché quel flusso è fissato a 0,4 o 0,6 metri al secondo. E questo è fissato dal filtro, dalla caratteristica dei filtri. I filtri sono forniti con dei certificati. I certificati riportano qual è il funzionamento e l'efficienza per una determinata velocità del flusso d'aria, e quindi è quella che bisogna rispettare. Quindi è importante insistere sulla certificazione dei filtri, che siano molecolari o assoluti. Se si tratta di cappa non filtrante ma con raccordo, è un discorso più complesso, perché essenzialmente dipende dall'interazione tra la cappa e altri sistemi che potreste avere e tra la velocità del flusso dei ventilatori e il variare dell'apertura in facciata. Quindi ancora una volta non si può dare una risposta assoluta, se non sulle cappe con apertura fissa, dove deve essere tra 0,4 e 0,6 metri al secondo. Quindi spero di aver risposto eventualmente. Ah, ok, mi risponde subito: con test anemometro a filo, se ho capito bene, non devo considerare il flusso ma solo la velocità, la nostra ad apertura fissa. Allora, essenzialmente sì, anche qui l'apertura, se l'apertura è fissa, bisogna vedere se ci sono dei filtri a bordo. Il produttore della cappa vi deve dire a quale velocità del flusso bisogna operare. Quindi è importante che l'anemometro poi possa misurare la velocità corretta, che è adeguata all'apertura fissa della cappa. Quindi questo è il produttore della cappa che vi deve dire a quale flusso deve operare, perché appunto al di là di una certa velocità i fumi tossici e le polveri passeranno attraverso il filtro, le polveri rimbalzeranno o passeranno attraverso, mentre i fumi tossici rischiano semplicemente di passare attraverso il filtro senza essere bloccati. In parte saranno bloccati, diciamo, in parte saranno comunque trattenuti, ma non nella totalità, perché appunto se il flusso è troppo elevato non c'è sufficiente tempo di contatto. Quindi questo bisogna che chieda appunto in particolare a chi ha prodotto la cappa, in modo da sapere se è al sicuro o meno. E ringrazio invece Michele Iavarone, che non ci ha fatto una domanda, ma semplicemente ringrazio, insomma, perché era tutto molto chiaro. Quindi non ci sono altre domande per il momento, mi sembra, vediamo un attimo, no. Ancora una volta, appunto, comunque siamo a disposizione sia noi di Airlab che Erika di OHAUS per eventuali domande, quindi lascio di nuovo la parola a Patrizia e vi ringrazio nuovamente. Bene, quindi è tutto, vi ringraziamo quindi per l'attenzione e speriamo di avervi apportato quindi tutte le risposte e delle chiarezze a tutte le vostre domande. Vi ringraziamo ancora e niente, vi salutiamo. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.